Salve gente, un video che onestamente non avrei mai voluto fare perché ancora una volta un video dove di base c'è una forte tristezza. Perché oggi, 25 novembre 2020, un 2020 veramente terribile che andrebbe scordato e cancellato, ma sarà impossibile perché troppe persone, quantomeno persone, uomini, personaggi che hanno fatto parte, che hanno contribuito alla crescita e alla passione in tanti settori della mia vita, ci ha lasciato. Diego Armando Maradona muore oggi a 60 anni, dopo una vita travagliata, una vita che era la sua vita, l'ha vissuta come la voleva. Ha sempre detto che non faceva male a nessuno, lui faceva solo male a se stesso, era consapevole del male che si stava facendo, ma non riusciva ad uscirne fuori da questo incubo, da questi suoi demoni con cui combatteva di continuo, ma che alla fine cedeva e si impossessavano di questo uomo che con le sue fragilità e con la sua vita ha fatto parlare di sé, ma soprattutto ha fatto parlare di sé con il suo talento, perché se muore l'uomo, di sicuro non muore la leggenda. Perché Diego Armando Maradona, lo sappiamo tutti, è una leggenda del calcio. Per molti è il calcio e lo è stato e continuerà ad esserlo. Io non voglio in questo video parlare di Diego Armando Maradona, l'ho vissuto, ho avuto la fortuna di vivere gli anni 80, degli anni bellissimi per tantissime cose, tra cui il calcio. Maradona, Platini, fuori dal campo, forse personaggi discussi e discutibili, ma sul calcio era magia, era pura magia. E chi ha vissuto quegli anni ha vissuto dei campionati come li ho vissuti io, dove era impossibile non innamorarsi del calcio. Era l'atmosfera, la gente, la passione e il talento, le magie, la leggenda. In quel momento non capivo, ero ragazzo, ero molto giovane, ero anche bambino in realtà. Non riuscivo a capire la grandezza di questo personaggio, ma poi in ogni caso le sue giocate, tutto quello che era Diego Armando Maradona mi ha portato ad appassionarmi sempre di più. Più che la mia squadra stessa, più che la mia squadra stessa. Personaggi come Maradona, Platini, questi mi hanno portato ad apprezzare questo sport, appassionarmi e legarmi poi a una squadra. Però ecco, per questo ringrazio Diego Armando Maradona per quello che ha dato non solo al calcio, ma a tanti tifosi, non solo del Napoli, ma tifosi in tutto il mondo. Chiudo qui il video lasciandovi con le immagini di alcune giocate di Diego Armando Maradona che per chi non l'avesse conosciuto e non avesse avuto la fortuna, come ho avuto io, di poterlo vedere, ovviamente dalla televisione, e non direttamente purtroppo, però può vedere chi era la leggenda Diego Armando Maradona.